Mister, 2-0, sembrava tutto facile e invece poi... Sì, era tutto già diventato, come dire, in discesa, scontato per certi versi. Invece l'espulsione causata da una nostra ingenuità ha capovolto un po' l'andamento di una partita che sembrava già segnata. A fine partita noi abbiamo sentito urlare venduti, venduti, speravamo fosse per la terna arbitrale, invece era rivolta ai giocatori, un atteggiamento da rivedere, discutibile da parte della tribuna soltanto. Assolutamente sì, chiaramente in quei momenti la rabbia può far dire anche cose di questo tipo, che chiaramente io mi dissocio e non condivido, perché conosco questo gruppo e conosco soprattutto il loro valore umano, innanzitutto al valore professionale, che però sono atteggiamenti, frasi che vanno condannate, non possono essere condivise assolutamente. Invece va sottolineato un atteggiamento di gente come tifosi delle curve, che anche oggi hanno fatto la differenza dando dimostrazione di grande maturità e signorilità, apprezzando soprattutto un lavoro di 2 anni a questa parte, senza tener conto di una partita persa sicuramente in malo modo. Sicuramente non ci fa piacere, che però è una partita che non segnava assolutamente il nostro passo e non dava sicuramente un atteggiamento che non è voluto, e questo credo che sia la cosa più bella della giornata: la coreografia, l'atmosfera di festa e soprattutto la maturità di gente che spesso viene considerata per quello che non è. Ultimo, allora, Zaccheria, un aggettivo per questa stagione? Esemplare, stupenda, ce ne sono tanti in realtà, tutti sinonimi, ma personalmente credo che sia stata è stato un lavoro di 2 anni di un gruppo che è andato oltre, secondo me, quelle che erano non solo le aspettative, ma soprattutto la voglia di lasciare il segno in una città importante per certi versi, e con una pagina calcistica che sarà ricordata tra qualche anno.